Buonasera a tutti, scusate che ho fatto 2 minuti di ritardo, ma non mi entrava il wifi di questa stanza e quindi ho dovuto provare e riprovare più volte. Però ce l'abbiamo fatta, siamo qui. Giusto? Faccio una bandiera, Siamo mi sembra qui. chiara. Eccoci Buonasera. pure Sonia. Ciao. Siamo qui. Mi sentite? Benissimo, io ti Ok, sento perfetto. benissimo. Scusate, stavo dicendo dei 2 minuti di ritardo, ma non mi entrava il wifi. Intanto anticipiamo perché questa diretta. Stasera siamo qua una mezz'oretta insieme perché non sapete stare senza di noi. Questa è la verità, noi lo sappiamo e quindi cerchiamo di dare il massimo. Poi guardate che splendida ragazza che avete qua sotto di me. Non potevo non farvela Grazie. vedere in tutto il suo splendore a Sonia. Giusto? Esistono nella tradizione italiana per ogni regione diverse, lo sappiamo, ci sono diverse tradizioni e diverse culture. La tradizione della magia popolare sarda è una fra le più antiche innanzitutto, ma vanta una serie importante. Io non neanche lo immaginavo, poi studiandolo mi sono resa conto che ce ne sono tante. Tante usanze e soprattutto tanti amuleti e talismani. Con Sonia ho imparato a conoscerne alcuni, grazie alla sua rubrica del martedì di Magia Popolare. E quindi un giorno ci ha parlato di Sukkot, un giorno di Sapunga, ci parlerà anche di altri talismani. Questi talismani hanno la bellezza della tradizione sarda, quindi a tenerli in mano. Si sente proprio il calore di questo popolo e soprattutto hanno una grande forza e valenza esoterica. Sono dei talismani che, come tutti i talismani, proteggono, aprono le strade in amore, fanno anche qualcos'altro. E quindi, siccome il discorso era molto vasto, anche interessante, abbiamo pensato con Sonia di parlarne un attimo e di parlare di due in particolare, che sono Sapunga e Sukkot. E ora Sonia ve ne parlerà, prima di uno e poi dell'altro. Allora, innanzitutto iniziamo con Sapunga, che ha origini pagane, come avevo già sottolineato comunque nella rubrica del martedì. Il suo nome più antico era Scapularius. Sapunga veniva utilizzata contro la negatività, per preservare gli uomini dal malocchio, per la protezione comunque nei campi, per il raccolto, contro le armi da fuoco, da taglio. Venivano e vengono tuttora comunque regalate alle donne incinta, per proteggerle durante il parto, ma anche per proteggerle dagli aborti. La Soprattutto una tradizione. volta ce n'era tanto bisogno Sì. durante il parto. Sì. Ricordiamo che le donne venivano benedette prima del parto. Sì. E quindi la tradizione popolare si basava sul proteggere proprio l'uomo. Dall'invidia contro il malocchio, la paura. Ti arriva? Ci senti? Perché internet è un po' lento. Sì. Vedo il video bloccato.
Ah, ok, si era bloccato un attimo. Ok. Quindi una protezione a 360 gradi. Sì. La tradizione vuole che non debbano mai essere aperte, si deve sempre stare attenti a chi te la regala perché può contenere anche sorprese spiacevoli. Solitamente quando una persona moriva si usava toglierla al moribondo, poiché comunque ne allungava l'agonia. Era un atto di carità doverla togliere al malato. Quindi c'era questa tradizione che al malato la sua sfunga venisse buttata via perché gli allungava anche di L'agonia. poco la vita. Ho Sì. capito. Sonia diceva che la sfunga non si apre perché in realtà i talismani che sono sigillati e chiusi non si aprono Sì. in nessuna tradizione. Il talismano non Se si apre. Quello sì. che è chiuso, Se sacchetti, una ciondoli, persona. quello che è chiuso e che all'interno non va aperto, No, comunque mai. assolutamente. Se una persona dovesse rubarvela e aprirvela. Cioè, la sfortuna comunque si abbatterebbe su quella persona, non può essere rubata. Ma No, non sul no, poveretto. no, 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 assolutamente. Su chi te la ruba? Quindi state Venivano. attenti a non rubare sapunga. Sì, Siccome noi mai. rubiamo di tutto in giro, Mariana lo sta dicendo, i sacchetti cuciti non si aprono. Lei ha un'altra tradizione partenopea e anche in quella tradizione non si aprono. Non si aprono mai. Il fatto di non aprire sapunga, mentre può essere un bene, perché comunque la protezione a noi rimane lì, potrebbe essere un male, perché sapunga non è utilizzata solo per fare del bene alla persona. È normale che se io commissioni una sapunga per me stessa, la faccio per bene o per una persona a cui voglio bene. Quindi una sapunga di protezione, per un talismano d'amore potentissimo e sapunga anche un richiamo d'amore importante. Quindi non solo per protezione, ma anche per avere fortuna nel denaro, si può richiedere con l'intento specifico del denaro, con l'intento specifico di La avere una protezione, sì. gravidanza per le donne che non Sì. riescono ad avere una gravidanza, per lo studio, l'intento è importante. Quindi se voi decidete di farvi confezionare una sapunga, dovete riferire Sì, l'intento per amore, per esistono, denaro, per sì, una quelle per per avere tutta dei la figli. vita, oppure quelle che raggiunto quel determinato intento si bruciano, vanno Hanno finito il bruciate. loro scopo. Sì, Quindi hanno se io finito lo il loro chiedo, scopo. per esempio, per la laurea, una Sì. volta che mi sono laureata, la brucio io stessa. Ok, questo è interessante. Però Venivano. sapunga non viene usato solo per bene. Sì. Venivano comunque fatte da donne, da solo donne, streghe o guaritrici. Venivano Il con un uomo non procedimento? poteva confezionare No, sapunga. no, assolutamente. Parlaci di questo procedimento. Il procedimento, vi posso Quello che dire puoi che dire, sì, quello che perché puoi dire. comunque si può tramandare solo in via di sangue. Non si può, si può tramandare solo in famiglia. Solo quello che puoi dire. Allora, al loro interno ci possono essere sale, ci possono essere ceneri, semi, erbe, ci possono essere monete, cera benedetta, Di tutto. di tutto, soprattutto gli intenti. Che sono i brebus. I brebus, per chi non lo sapesse per chi l'abbia dimenticato, sono parole magiche. Quindi l'intento va scritto sotto forma di brebus. Sì. E quindi facci vedere una di questa sapunga. Allora, vi faccio vedere quella mia personale che per la protezione della mia casa.
Quelle Si vede, Sokoku sì. pure, Etapunga e Sì, Tukoku. perché volendo comunque si può Sì, gli cucire. ingredienti, come qualsiasi talismano, dipendono da quello, Sì. dall'intento. Cambiano da intento a intento. Sono tutti ritualizzati e poi, come sta dicendo Sonia, caricati con questo brebus detto in sardo, in Sto dialetto provando a leggere i sardo. commenti. Ma se fosse regalato da uno che ti vuol fare del male, si annulla bruciandolo? Sì, Me lo devi sapere che te assolutamente. l'ha regalato per farti del Esatto, male. lo devi sapere. Perché ve lo stava per dire Sonia, Sapunga si può confezionare e commissionare anche per male. Quindi io voglio del male a una persona, però da una mia amica, le voglio fare del male, chiedo a Sonia di confezionarmene uno per male e lei sa cosa mettere dentro. Alla fine io me ne arrivo con questo talismano tutto caruccio, fallo vedere. Fallo vedere, so se sei gelosa, ma fallo vedere un attimo. Con questo sacchettino, senza il Sukoku, perché questo è doppio, è Sapunga e Sì, Sukoku. sì. Senza il dico, questo è un talismano, l'ho fatto confezionare per te. Beh, quella persona non si aspetta che io l'abbia confezionato per un maleficio, non gli arriva, No. se lo tiene addosso e a questa persona gli capitano le peggiori sventure del mondo. Anche perché Quello che comunque esteticamente quella persona lo troverà comunque carino. Allora, Marzia non è un amuleto, è un talismano, infatti è personale. Se l'amuleto fa il suo effetto dopo averlo bruciato, la persona in deve bruciarlo la persona in questione, sì, la persona che lo riceve. Se tu lo regali ad un'amica che non riesce ad avere una gravidanza, nel momento in cui riesce ad averla, poi una volta che ha partorito lo brucerà lei. Sì, deve bruciarlo. Eh sì, Gloria Maria, sono cazzi amari per chi riceve una sapunga per male. La magia popolare sarda è una delle più tremende. È una delle più tremende. Allora, Mary Cow, questo gioiello per portare bene va regalato. No, può essere anche commissionato, però può essere anche regalato. Assolutamente. Quindi lo posso acquistare e confezionare pure per me. Sì. Per Si chi lo mette in faceva lista, Gloria Maria. comunque commissionare, c'era Questi sempre lo scambio di Sonia qualcosa. li cuce a mano, quindi vi dovete Sì, sono fatti veramente a mettere in mano. lista, perché si deve mettere lì, aga e filo. Sì, anche perché comunque c'è un Quindi finché procedimento, hanno ci sono proprio delle consenso preghiere mentre si realizza, a partire dal taglio proprio della stoffa. Ci sono loro. delle preghiere. Roberta Veta sta chiedendo. Se si hanno più intenti, bisogna averne uno per ognuno o se ne può fare uno per più intenti? Se la commissioni per amore e per le negatività, non posso metterlo insieme. Quindi Perché un sono comunque intento. due cose differenti. Due brebus diversi. Sono completamente diversi i Brebus. Marzia De Angelis, mi sa che mi metto in lista pure io. Allora, stavo Abbiamo perso leggendo Sonia, da oggi in poi Sonia. il commento di Mauro Segnalini, come si usano? Vanno appuntate addosso o comunque in tasca? Tasca, Sì. borsa, portatele con voi come Sì, gli amuletti di linguistiche che ho Quella per preparato io l'abbondanza per tutti. economica si può mettere dentro il borsellino, perché comunque essendo dei sacchettini piatti. Mi sa che è caduta la linea Sonia. Sì. Ora aspettiamo un attimo che Sonia si ricolleghi perché non la vedo qua per poterla aggiungere. Ah, eccola, mi è apparsa, adesso sì. Ok. Io li vendo tutta la serie, orecchini, ciondoli, bracciali, li comprano come portafortuna, almeno di noi questo amuleto è un talismano.
Non so cosa solo un sia successo. portafortuna, forse dipenderà dal paese. Sì, Mary, vabbè, abbiamo risolto. Mary che è sarda, Mary è sarda, e dice che lei ha una gioielleria, li vende come anche, perché il succo, no, il sapunga di cui stiamo parlando, effettivamente viene venduta anche come collana, come semplice Sì. ciondolo, come orecchini, come anello, e lei Sì. li vende Però ma anche nella tradizione siciliana o calabrese ci sono per esempio gli amuleti da noi, il peperoncino, che se vado in una gioielleria e mi compro gli orecchini come peperoncino, quello è un gioiello, è un monile, me lo metto. Se invece vado da una strega e mi faccio caricare il talismano, non amuleto, per me quello ha una valenza diversa, come anche in Sicilia ci sono tantissimi amuleti e talismani che vengono venduti nelle gioiellerie, però se io entro e lo compro come gioiello non ha una valenza esoterica, no. come la mano di Fatima. Per far avere una valenza esoterica la mano di Fatima serve un procedimento. Io, per esempio, ho appena ricevuto una bella fornitura perché mi è stata richiesta di pendenti di San Michele. Se io vado a dartelo così, è un pendente di San Michele, Sì, è un punto. ciondolo. Ha la stessa valenza di questi orecchini. Se invece io vado a ritualizzarlo sull'altare di San Michele con una preghiera particolare, Particolare. lì non è più un semplice Ciondolo. gioiello. Sì. Quindi è vero che ci sono, si vendono le gioiellerie e ce ne sono di bellissimi perché io li ho visti sul web, Mary, quindi ho capito di quali parli, sono veramente belli. Però se li vuoi con uno scopo esoterico e non estetico, allora ti devi rivolgere alla strega o devi saperlo confezionare tu. Sì. Sì. Ma questo vale per tutti i talismani, anche per la mano di Fatima. Non pensate che se entrate in un negozio di indiani e vi comprate una mano di Fatima, avete il talismano. Il talismano, a differenza dell'amuleto, va caricato sulla persona. Va caricato sulla persona. Addirittura in Sardegna, questo lo so da quando ero bambina, vedi, t'ho fregato qua, Sonia, perché sono nata prima di te. Ci sono le famose fedi sarde Sì, che le vecchie streghe facevano. Ora, non ha la stupendo. stessa valenza di una fede comprata in gioielleria. Io arrivo, mi compro la fede, me la metto al dito. Non quella cattolica, sto parlando del sacramento, che quella ha una valenza. Sto parlando di quella che mi può interessare come gioiello. Però, se vado da una strega sarda e chiedo per me e per mio marito la fede sarda, quella ha una storia completamente diversa. E bisogna augurarsi di perdere la fede, quella che ti hanno dato Benedetto in chiesa, ma non la fede sarda. E come dice Mariana, restano degli oggetti bellissimi, ma oggetti. Sì, Se e poi basta, sì. vengono anche caricati, allora hanno una valenza diversa. Stavi dicendo del succo caricato anche per male, e scusa della Sì, sapunga. della sapunga. Non ho Caricata con capito. l'intento per male. No, stavi dicendo. Ah, pensavo che volessi che parlassi di Sukoku. No, la sapunga caricata, stavi dicendo con l'intento cioè per augurare male alla persona. Ho perso il filo completamente. Allora, per quanto riguarda confezionarla, per una persona che Per male. comunque per male, dovete avere un rapporto con quella persona, dovete avere ancora rapporti, perché Perché va regalata. va regalata, sì. In tal caso, se proprio non avete più rapporti con quella persona, si potrebbe seppellire vicino alla propria abitazione. Oppure, se non sapete comunque dove abita, almeno vicino al posto di lavoro. Ho capito, L'unica è però così. diciamo che seppellirla vicino casa e fargliela avere dentro casa Sì. e riuscire a fargliela È portare più un addosso, miracolo, sì. Sì, no, è proprio che è un miracolo se arriva a fine anno. è più Ma si può anche difficile. nascondere in un altro oggetto? Allora, Alice intende quella per male. Sì, se riesce a metterla dentro un altro oggetto e la persona che lo riceve in omaggio non si accorge
che dentro c'è qualcosa, sì. La cosa più ovvia è avere minimo di rapporto e dire guarda, un portafortuna te l'ho voluto regalare, anche perché sono molto belle, imbroccato, cucite a mano, sì. E quindi sono pure carine da regalare. Se la persona dall'altra parte non ha un sospetto per voi, allora si può fare benissimo. Sì, dentro un pupazzo, sì. Dentro un pupazzo, sì. È regalato il pupazzo alla persona. Certo, dentro un pupazzo, sì. L'importante è che la persona non si accorga che all'interno di questo pupazzo c'è qualcosa. Guarda, ti regalo questo per fare pace. E Sokoku? Sukoku invece? Sukoku viene praticamente ritualizzato, tra virgolette, a partire dall'assemblaggio del gioiello, del talismano. Ciao Cristina. Viene proprio abbrevato con dei brebus sul nome di battesimo, cognome, data di nascita della persona. Quindi purificato e poi caricato, sempre, sì, con dei brebus particolari. Proprio mentre lo si costruisce, mentre lo si assembla. E tu ne hai uno addosso anche? Sì, questo è il mio. Quindi si può attaccare sia alla sapunga. Sì, volendo si può attaccare anche alla sapunga, come ho fatto io. Non so, ma se a me regalano un portafortuna o mi fido ciecamente oppure lo butto sempre. Vedi un po'. Sì. E vedi un po'. Noi che differenza c'è tra i due? Allora, la differenza è che sapunga si può fare per diversi, si può commissionare per diversi intenti, mentre invece Sukoku è contro il malocchio e l'invidia. Quindi Sukoku Allora, è come, sì, il cornetto contro l'invidia e il malocchio, la iella. Sì, quando voi perdete Sukoku, o lo perdete o vi si spacca in due, significa che vi ha protetto, non dovete stare a cercarlo, chissà dove l'ho messo, chissà, dovete proprio lasciarlo perdere, significa che vi ha protetto. Se Ha lo capito qual ritrovate era il suo spaccato, ruolo, l'ha eseguito. sì, ed è finita la sua vita, significa che vi ha protetto. Solitamente viene fatto o di onice o di ossidiana. Non ho capito cosa chiede Arianna. I Sukoku devono avere entrambi i puntali, sia sotto che sopra. Ah, ok, ora ho capito. Guarda, Arianna. Eh sì, Antonietta, perché comunque è un peccato che non vadano avanti. Dobbiamo Miriam comunque sta chiedendo i prezzi. Ai. dobbiamo cercare di tramandarle ai nostri figli, alle generazioni. Allora, Miriam stava chiedendo i prezzi. Il costo di sapunga è di 30 euro, comprese le spese di spedizione. Se si vuole attaccato alla sapunga Sukoku, il prezzo è 50, sempre con le spese di spedizione incluse nel prezzo. La spedizione è tracciabile, quindi si riceve anche il tracking una volta che spedisco. Mentre invece per male, diciamo, quelle hanno un costo Quelle cattive. elevato, quelle cattive costano 50 euro sempre con la spedizione compresa nel prezzo. Quindi Mentre sapunga per chi 30 euro per protezione per intenti buoni, Sukoku 20 euro, sì, su 50 Coco 20 sapunga euro.
poi tu hai detto ha un prezzo più elevato, però se pensiamo che stiamo maledicendo una persona, qualcuno quando durante i consulti mi ha detto voglio maledire una persona, per carità, voi lo sapete che io maledico solo per buoni motivi. Io ripicche, dispetti, invidie, gelosie, io colpi di ritorno e larve in casa mia non me ne prendo che c'ho un figlio e quindi sapete come ragiono, bisogna maledire se veramente si hanno dei motivi importanti, Sì. soprattutto a scopo difensivo. A me è già capitato una Quando volta ci sono, di quando mi rifiutare. dicono, ah, ma per una maledizione quanto prendi? Pensavo di meno, cosa che lo sapete che io ho i prezzi più bassi del mondo. Sì. E io dico, va bene, che magari ti adeschi un cecchino e ti costa meno, che ne so. Magari ti costa meno un cecchino. Anche perché La gente deve comunque capire che mi si stai lavora di chiedendo di fare una notte. In maledizione. determinate Una ore. maledizione a una persona, infatti è un bene che il prezzo sia più alto, se no maledicono a gogò, e poi alla fine è solo 20 euro, ma queste 20 euro sono giustificate dal fatto che se chiedete a Sonia una sapunga per bene, lei non ha bisogno di farsi 100.000 bagni di purificazione e un cestino di uova per proteggersi prima e dopo, e comunque sapunga, me l'aveva raccontato Sonia qualche giorno fa, se volete per male, lei la porta anche a caricare sugli altari e cimiteri, quindi non scherziamo, c'è un procedimento completamente diverso, Sì. perché questo va portato al cimitero, lasciato 24 ore e poi Sonia va se lo riprende. Sapete, nelle cappellette dei cimiteri antichi, lei lo nasconde e poi se lo riprende. Non è facile che magari Sonia da dove abita spende solo 10 euro per andare al cimitero di benzina, perché deve andare dove ci sono queste cappellette antiche e poterlo nascondere. E quindi se la devo andare a cercare, più lavoro e più spesa. Alla fine quelle 20 euro sono le spese in più. E se pensiamo che stiamo maledicendo una persona con 50 euro, è veramente poco. È veramente poco. Comunque, grazie Sonia per averci parlato di Grazie a te. Sapunga e di Supoc. Vuoi dire ancora qualcosa? Niente, spero che vi siano piaciute le mie tradizioni, visto che ho notato che comunque i post del martedì piacciono. Anche le barzellette che mette Sonia. Leggetele Grazie a te. le nostre rubriche, leggetele le nostre, quelle di Sonia, quelle di tutti gli altri moderatori del gruppo, di Catherine, di Sì, tutti, di Rossella, ecco, appena sono scritto, di Mariana, bellissime. ecco, perché comunque sono delle persone che in maniera molto gratuita prendono mezz'ora del loro tempo durante la settimana per tramandare le loro tradizioni. Tradizione. E quindi grazie, ecco, visto che ne abbiamo Grazie a te. parlato, grazie. Grazie ad Anna Clara che ha appena scritto che comunque pur avendo impegni di famiglia, di lavoro, queste persone come anche Mattia, eccetera, tutti, e Caterina, dedicano quella mezz'ora del loro tempo per creare Max con la sua rubrica Domani ci sarà di aromaterapia e oli essenziali. Ed è gente che lo fa in maniera totalmente gratuita. Certo, con la E abbiamo passione. detto tutto? Abbiamo detto tutto. Magari più in là faremo qualche altra diretta e parleremo di altri talismani. Va bene. Ok? Ciao! Ciao a tutti.